Ciao, ed eccoci qui con un nuovo video shopping. In questo video vi farò vedere tutto lo shopping che ho fatto quest'estate quando ero in vacanza. Quindi sarà tutto lo shopping online. Ho fatto danni sia da Zara con 3 ordini e da H&M con 2 ordini. Perché H&M ha fatto questa collaborazione con Richard Allan. E la particolarità sono appunto tutte queste fantasie geometriche un po' anni 70. E quando ho visto la collezione ho pensato subito alla nuova collezione di Fendi che mi piace tantissimo. Tra l'altro è l'ultima di Karl Lagerfeld, e quindi niente, mi sono buttata e ho comprato praticamente tutto. Ho preso questo mini vestitino, che è così con il collo a lupettino con la manica larga ed è tutto largo largo largo. Infatti io ho preso la taglia 36 perché ho detto comunque scusate che avvicino un attimo Franco. Ok, ho avvicinato Franco perché non lo sentivo proprio. Franco, ok, adesso lo sento, sto morendo dal caldo perché si fa ancora caldissimo. E ho preso appunto la 36 perché era tutto bello largo. L'unico problema è che il vestito mi piace molto, è molto carino. L'unica cosa è che è cortissimo, cioè per me è una maglietta questa, non è un vestito perché veramente è troppo troppo corto. Quindi niente, questo qua lo devo restituire. Fine, simile, farà questo abito. Che anche questo qua appunto con la stessa fantasia, così con la manica lunga, con lo scollo a V, elastico in vita, e invece questo qua ha la banda appunto nera sotto ed è lungo, arriva più o meno alla caviglia. Questo è perfetto in tutto, è una taglia 34, mi era giustissima di taglia e tutto, è solo che il materiale è veramente molto molto sintetico, cioè proprio plasticoso. Non mi piace. E mi spiace, ma lo devo restituire perché appunto non mi piace il materiale. Così rigido, sintetico mi va bene, sono d'accordissimo. Però c'è sintetico e sintetico, questo è troppo rigido. La sensazione indossato, cioè non è confortevole, ecco. Un vestito molto molto carino. Questo invece è perfetto, preso la taglia 36 ed è questo. Io ho un vestito molto molto simile di Pucci, sì, di Pucci, di Emilio Pucci. Tra l'altro, quando ho conosciuto Mister G avevo proprio questo vestito, quindi me lo ricorda tantissimo. Ovviamente ha altri colori, però vi assicuro che è identico, quello è senza maniche perché è estivo. E quindi niente, l'ho visto, mi è piaciuto subito, mi è venuto in mente quello ed è perfetto. Ed è perfetto anche come taglia, la 36 scende giù mo morbido, quindi rimane così a campana morbidino ed è perfetto. Altro capo che è dello stesso materiale del vestito, quello più lungo che non mi piace, come stavo accecando in tutti i modi, è questa gonna che appunto è fatta con quel materiale un po' plasticoso, un po' rigido. E questa qua sono indecisa se tenerlo o no, perché mi piace tantissimo anche indossata, perché è proprio una lunghezza giusta, perché io sapete che io devo mettere sempre con le gambe incrociate. E è una lunghezza giusta perché è molto lunga, è solo che sono indecisa per il materiale. Non so che fare. E un'altra cosa, l'elastico qua in vita si è già girato. Ecco, invece di essere così dritto, in alcuni punti è già girato. Questa cosa qua mi dà un fastidio perché poi ogni volta che la devo rimettere, la devo mettere, devo sistemare tutto l'elastico per essere piatto. E quindi non so, sono un po' indecisa se tenerlo o no questa gonna. Una cosa invece che mi è piaciuta subito è questa magliettina. Ah, la gonna, ho preso la taglia. La taglia S. Ecco. E invece questa qua mi è piaciuta subito, è la t-shirt bianca. Questi qua sono tutti degli inserti in vellutino, molto carina. Anche questa qua fa luce, viene a me. Ecco, questa qua fa molto il nuovo simbolo di Fendi, mi ricorda tantissimo quello. E di questa ho preso la S. Sospettavo che la XS potesse essere troppo aderente, sapete che non mi piacciono le maglie troppo aderenti. Invece questa qua è perfetta perché appunto rimane morbidina. Questi sono tutti i danni. Ah no, fermo, fermi, fermi.
Ho preso anche questo della collezione, questo invece è stupendo. È un fermacoda, cioè un fermacoda. Ricordate il film Sex and the City? No, il film, il telefilm. Quando Carrie Bradshaw dice come si chiamava lo scrittore? Vabbè, allo scrittore che lui ha scritto questo romanzo di questa ragazza a New York, che fa una ragazza a New York non uscirebbe mai col fermacoda, che sarebbe questo elastico qua rivestito. E invece adesso stanno andando di moda tantissimo. C'è ovunque, anche Burberry, che ha fatto proprio questo qua, questo modello qua con le punte, ha fatto anche Fendi, cioè tantissimi stilisti proprio hanno creato il loro fermacoda, un fermacoda. Ecco, e ho preso un fermacoda. Ed è bellissimo, anche indossato è molto molto carino. L'ho provato ed è bello, fa proprio l'effetto così Jackie O anni 70, mi piace moltissimo. Poi, appunto, in questo secondo ordine dove ho preso questo, che la prima volta non l'avevo notato, ho preso anche questo vestito nero, e solo che non ci sto. Cioè, ho preso l'XS, perché solitamente appunto da H&M io prendo la S o l'XS. Spesso la prendo l'XS perché secondo me H&M ha una vestibilità un po' più morbida che per esempio non Zara. È solo che questo è un vestito, è largo quasi come il mio braccio. Non ci sto, ci ho provato un giorno, cioè quando è arrivato, ho provato a infilarlo e mi rimaneva qua, cioè proprio non mi passava sul seno. Non so se magari quel giorno lì ero particolarmente sudata, non lo so, e non ci ho più provato, cioè ci ho perso. Cioè così mi è passata la voglia di provarlo, ho detto come minimo qua ci volevano a 38, altro che 30. No, scusate, non era 34, è altro che XS, ci voleva almeno una M per me. Ed è un vestito così, senza spalline, a fascia, con l'elastico sotto il seno, e poi tutto lungo giù, semplicissimo, con uno spacco laterale. È un vestito molto economico, appunto sono di quelli di H&M molto economici, infatti anche il materiale è molto molto leggero, quindi cioè, vedendolo così non penso che comunque lo riordinerò. Le ordinerò in un'altra taglia, lo restituisco e basta. Allora, shopping da Zara, shopping online da Zara, questo cerchietto bellissimo, stupendo, mega fotonico. Sì, ne ho un po' di cerchietti perché ormai ne ho tipo tre. Anche, ho preso anche quello di Zara, sempre così, con tutti i brillantini, però sul nero. E adesso ho voluto prendere appunto anche questo qua sull'oro. Sberluccica tantissimo, fa una luce incredibile, è molto bello e niente, mi piace tenerlo in casa quando voglio tenere i capelli indietro perché magari devo cucinare oppure ho pensato una serata, una cena, qualcosa di carino, sicuramente un ottimo accessorio perché ho visto che anche per quest'inverno andranno tantissimo i cerchietti. Poi questa maglietta che ho preso che è molto carina, eccola questa qua, è così con la manica a sbuffo, vedete con la manica bella, bella cicciotta, e rimane così a girocollo ed è tutta traforata. La lunghezza, cioè arriva all'ombelico, avrei preferito una lunghezza un po' più ampia. E di questa qua ho preso la S, però è molto carina. Tra l'altro ho visto che questa qua, se non sbaglio, adesso è in saldo proprio sul sito di Zara, nella sezione saldi. E poi, sempre da Zara, appunto qui passiamo a tutto l'ordine di Zara, alcune nei super saldi, altre invece proprio nella collezione attuale. Questa è una maglia tutta trasparente della collezione attuale. Io ho preso una S ed è così tutta di tulle color carne con i pois neri, senza collo, con il bottoncino. E anche questa ha la manica così a palloncino con l'elastico sul polso. Non è definita, non è rifinita, è tagliata a vivo. E io l'avevo pensata da mettere a una salopette in similpelle, molto carina, e non so mai che cosa abbinarci sotto, allora ho pensato di metterla proprio sotto questa salopette che mi sarebbe piaciuto molto questo contrasto, oppure anche proprio come sottogiacca, però come sottogiacca questa è la manica molto ampia e a pipistrello, quindi fa un po' fatica e sale un po'. Quindi non lo so, sono un po' indecisa se tenerla oppure se restituirla.
maglietta che ha gridato subito Dior, Dior, Dior. La collezione scorsa di Dior era proprio così, con le righe bianche, cioè bianche e rosse. Ma ciao Gabri daltonica. Sta cominciando a ripiovere di nuovo. Oggi di nuovo universale, poi sole, adesso di nuovo pioggia, vabbè. E appunto era tutta rossa con le righe nere e ha urlato veramente Dior. Io ho preso la maglia taglia L, la più grande, ed è molto molto striminzita, molto piccolina, perché appunto ho visto che è una vestibilità molto aderente, soprattutto molto corta. Questa è a pelo, proprio arriva a pelo sul mio ombelico, e l'avevo pensata proprio da usare con gli abiti in tulle, quelli che ho io. Ho un abito in tulle nero, ho pensato proprio di fare questo look Dior con questa maglia, con la gonna lunga fino ai piedi sotto di tulle, e devo ancora provarli insieme. Appunto l'idea mi piaceva tantissimo. Questo qua era un super saldo tipo a 7 euro, e appunto ho preso la taglia L. Poi ho preso questo vestito XS, ma a me piace molto le spalline, spaghetti dress, che sono appunto queste qua sottilissime, fatte a codina di topino. È solo che in foto mi piace molto, perché poi è tutto largo, con le balze, mi piace tantissimo. Se non sbaglio anche la tasca. Alla tasca, sì, alla tasca mi piaceva tantissimo. L'unica cosa, perché per chi ha tanto seno come me, ha una scollatura strana che non valorizza il seno, almeno non valorizza il mio seno. Secondo me questo sta bene solo a chi ha poco seno. E no, non metto il reggiseno, assolutamente no, perché la schiena è tutto nudo. Non metto niente di quelle cose posticce, no, no. E quindi niente, lo restituirò, perché appunto non mi dona sul seno. Poi ho preso una maglietta nera, perché poi alla fine prendiamo 250 magliette, però quando siamo di fretta così, maglietta bianca, maglietta nera, e siamo a posto, perché magari vogliamo, che ne so, mettere una gonna particolare a fantasia, un pantalone particolare a fantasia. Sono quelle magliette passepartout, anche da mettere come sottogiacca d'inverno, eccetera. Loro ho detto, vabbè dai che ci sono, prendo un'altra maglietta nera, e mi è arrivata lei. E questa è una maglietta per bambini, piccolissima, cioè non c'era scritto crop top. Ho preso una S, ma è veramente piccolissima, cioè è piccola in tutto, è cortissima, piccolissima. Niente, non l'ho neanche provata e la restituisco. Ora non so, visto che fa dalla S fino all'XL, non so se prendere un XL o cambiare proprio modello. Boh, adesso vedrò. Poi, per ultimo, passiamo a lui. Questo è un vestitino nero, semplicissimo. A me piace tantissimo questo genere di vestiti, che scende appunto a campana, sotto a tutta questa balza nera. È solo che anche questo è di un materiale super sintetico, che mi dà l'idea di pizzicare. Sì, pizzica sulla mia pelle, ho una pelle molto sensibile, pizzica. E niente, non l'ho neanche provato e non lo proverò, quindi ragazze immaginatevelo. E io ho preso la S, sì. Ecco, si è interrotta la registrazione. Non ho la minima idea di dove si sia interrotto. Se si è interrotto quando stavo presentando questo vestito, oppure questa maglietta, oppure durante i saluti, non lo so. Quindi io, per non saperne leggere né scrivere, vi rifaccio vedere il vestitino. Questo qua a mezza manica, dritto, balze, che no, non l'ho provato, no, non lo provo, non mi piace il materiale, perché ho una pelle molto sensibile, sembra che pizzichi, quindi no. Comunque, niente, vi stavo dicendo, grazie di aver visto questo video. Vi raccomando, iscrivetevi a questo canale per non perdere tutti gli altri video, un bel pollice in su se volete vedere altri video shopping, e vi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché lì veramente vi faccio vedere ogni giorno cose, tra l'altro anche super spacchettamenti, quelli di
super lusso, mi trovate come Gabriela Grechi _. E niente, spero veramente di avervi tenuto compagnia, che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!